Bentrovati con la pagina sportiva, il basket in primo piano, vigilia della quinta e ultima partita dei playoff della Serie C Gold, in palio il passaggio alla Serie B, sfida finale tra Sibe Prato e SBA Arezzo, padroni di casa in leggero vantaggio, Amaranto senza Fornara. The Last Hurrah, domenica sera sapremo chi andrà in Serie B dopo l'estenuante lotteria dei playoff dove le due squadre, Sibe Prato da una parte e Amen SBA Arezzo dall'altra, si sono divise la posta in maniera equanime, due vittorie a testa, un successo esterno per entrambe, il resto sarà solo accademia. Le chiacchiere e i proclami trovano il tempo in altre sedi, la partita nel piccolo impianto pratese non darà nessuna riprova, chi vince sale, chi perde resta in C-Gold, dove nella prossima stagione torna quella Fides che proprio 4 anni fa batté la Sibe nella finale per andare in questa categoria. Inutile dire che i padroni di casa sono favoriti, non tanto per il fattore campo che nella pallacanestro ha un valore relativo, ma per la mancanza di un giocatore nelle file dell'Arezzo che aveva tutto per fare la differenza. Purtroppo Federico Fornara ha subito un grave infortunio che lo terrà lontano molto tempo. Se la sua assenza a caldo mercoledì sera non è stata bene metabolizzata, adesso i suoi compagni sapranno che non potrà essere della partita. Sul match, ecco l'impressione a caldo del vice di Evangelisti, Stefano Liberto. In partite come la quinta, cosa conta a questo punto? Più il cuore, più la forza? Allora, di sicuro conta il cuore, perché mai come questa volta va lanciato oltre l'ostacolo. Sarà una partita in un campo piccolo, rumoroso, caloroso. Loro, come noi questa sera, pensavamo di festeggiare, quindi sarà come ci hanno sciupato la festa, sarebbe bello rovinarla loro. E torniamo al calcio con un protagonista della stagione Amaranto, ovvero Mirko Lazzarini, che si è visto confermare il contratto per altri 3 anni. E Lazzarini dice anche delle parole molto interessanti riguardo al suo rapporto con l'Arezzo. Ormai è un Amaranto full time in questa stagione straordinaria per lui, ha fatto anche incetta di premi individuali. Infatti ha vinto il Minghelli, messo in palio dal Museo Amaranto, si è confermato nello storico cavallino di Porta Santo Spirito e poi ha strappato un triennale con la società Amaranto che ribadisce la grande considerazione che ha Giovannini nei suoi confronti e il valore del giocatore confermato. È stato, insomma, un jolly perfetto. Ah, è stata una stagione incredibile dove siamo riusciti a riportare l'Arezzo dove merita nell'anno del centenario. È stata veramente un'annata che straordinaria, che ha lasciato delle emozioni veramente forti e siamo riusciti ad andare in Lega Pro. Per me poi c'è stata una soddisfazione doppia con la vittoria del Cavallino d'Oro, che è veramente un premio straordinario e non mi sarei mai aspettato un'annata del genere, dai. È stata veramente stupefacente. Ah, diciamo di sì, come avevo detto, cioè sono comunque ero uno dei pochi che non aveva mai fatto professionismo a livello giovanile. Ecco, diciamo che ho fatto una scalata graduale, sono finalmente riuscito a raggiungere la Serie C e è stata, cioè, una bella soddisfazione, veramente una cosa che ci tenevo a fare. In settimana verrà presentato il nuovo staff tecnico della San Giovanese. Intanto sentiamo le parole di Giuseppe Moradini, direttore generale, perché spiega della scelta di Gabriele Benceventi. In casa della San Giovannese cresce l'attesa per le prime parole di Gabriele Bencivenni come nuovo allenatore della squadra azzurra. L'appuntamento probabilmente sarà in settimana. Sarà l'occasione anche per conoscere il nuovo DS Marcello Bucciarelli che come Bencivenni ha lavorato a Montevarchi ma con 30 anni di differenza. Reduce da una stagione non fortunata proprio in casa Aquilotta, Bencivenni punta a riscattarsi in una piazza che conosce benissimo. Ecco il saluto del DG azzurro Beppe Morandini. Questo è un ragazzo che prima di tutto è un sangiovannese, è cresciuto con noi nel settore giovanile, è arrivato quasi alla prima squadra, già un bambino è giovane nel calcio della San Giovanni, è sempre venuto molte volte a vedere la San Giovannese, una decina di partite, sicuramente l'ha vista, quindi conosce perfettamente tutto il nostro materiale,
ci ha visto giocare, e più ha fatto delle esperienze importanti con Malotti a Montevarchi, che ha fatto il secondo, ma in determinati momenti è stato anche, si può dire, l'allenatore in prima, quando purtroppo Malotti ha avuto i suoi problemi. Si è comportato bene, e so che ha grande professionalità, così mi è stato detto anche da chi lo conosce, e quindi abbiamo fatto questa nuova scommessa per una nuova stagione. E sentiamo adesso le parole del delegato provinciale del CONI, Alberto Melis, che ha speso parole di elogio per gli sport di squadra aretini. All'appuntamento del Panathlon non poteva mancare il delegato del CONI di Arezzo, Alberto Melis. Tra l'altro questo incontro del Panathlon con l'Arezzo arriva proprio nei giorni tristi per il CONI, visto che da poco ci ha lasciato Giorgio Cerbai, una grande figura. Sì, queste sono un po' le cose della vita e anche le cose del mondo dello sport. Giorgio sicuramente avrebbe voluto che noi stasera fossimo qui a celebrare l'Unione Sportiva Arezzo, perché è un momento importante, è un momento storico, è un momento che lui ha attraversato per tanti anni, quindi la sua presenza qui stasera ci dà la forza, ci dà anche il motivo per essere qui a ricordarlo, ma anche a celebrare, come giusto che sia, l'impresa sportiva dell'Unione Sportiva Arezzo. Melisse, abbiamo ribadito un concetto prima anche con Mario Fruganti: serate come queste fanno bene anche a cementare una identità aretina collettiva per tutti gli sport. C'è bisogno di fare il sistema. Non c'è dubbio, è un mondo sempre più complesso quello dell'organizzazione sportiva. Alle viste abbiamo una riforma dello sport che va a impattare molto sull'organizzazione delle società dilettantistiche di base, e se prima c'era bisogno, come si diceva, di avere un'identità, adesso ancora di più forse c'è bisogno di fare, come si dice, sistema. Tutti insieme, oltre a sostenerci l'uno con l'altro, possiamo veramente dare un senso a tutto il movimento sportivo della nostra città e della nostra provincia. Tra l'altro in questi ultimi mesi, in questo anno, ci sono anche dei risultati sportivi importanti. Comunque vadano a finire i campionati anche di basket, ci sono stati dei bei risultati nello sport di squadra e non solo, quindi è un momento felice per lo sport aretino per quello che riguarda i risultati, quindi è giusto che ci sia anche un riconoscimento del lavoro collettivo di questa nostra organizzazione. E chiudiamo con un flash di ciclismo. In uno dei centri simbolo delle due ruote della nostra provincia, Mercatale Valdarno, domani mattina si disputa una gara per esordienti che richiamerà un bel numero di concorrenti provenienti soprattutto da Toscana e Umbria e Lazio. 35 chilometri che dovranno percorrere gli atleti in un tracciato molto nervoso che conoscerà un'impennata nella fase conclusiva adatta ai corridori che sanno tenere la ruota veloce in un tratto con pendenze impegnative. Partenza alle 10.30, in un'ora sarà possibile vedere chi sarà il vincitore, che nella passata edizione registrò l'affermazione di un atleta umbro, Proietti, ora passato di categoria, ma che ha già lasciato il segno nella nostra provincia lo scorso 25 aprile all'albergo. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.